Azteca. Jairzinho, poi tocca indietro per Rivelino, sul quale vediamo giocare Benetti. È andato Jairzinho in posizione di mezzo sinistro, attaccato anche da Mazzola, ha scambiato con Rivelino e Facchetti che gli toglie la palla. Rivelino ancora. Ancora Rivelino, su cui si accentra tutto il gioco. Rivelino. Che aveva abbandonato la guardia di Jairzinho, libera la propria area autorevolmente. L'attacco è portato da Rivera, lancio per Riva, era in fuorigioco. Lo ferma Sabadini, forse con una spallata non troppo regolare, e il lancio di Rivera ad effetto per Mancola. Colpo di testa di Piazza e palla fuori area. E il solito Rivelino imposta, prontissimo comunque l'intervento di Zoff. Paolo Cesar, Rivelino fermato da Benetti. Leivigna toglie la palla a Mazzola, ancora Rivelino, sulla sinistra Marco Antonio, ma Rivelino sposta dalla parte opposta il gioco, colpo di testa di Facchetti con un passaggio indietro e ha in tal modo tolto dall'azione Jairzinho. Rivera. L'apertura di Rivera per Benetti. Ancora Rivera al volo in area, scatta Riva, mentre su Riva si era portato Marco Antonio. Riva a destra, Marco Antonio è rimasto sul posto. È tipico il modo di difendersi dei brasiliani, che rimangono in zona anche in caso di spostamento. Rivera. Rivera. Serve Pulici. Abbiamo avuto un inizio molto fiacco, la partita adesso si sta vivacizzando, anche il ritmo ha assunto. Rivelino. Per il Brasile, battuto da Rivelino, apertura sulla sinistra. Rivera, un primo colpo di testa di Clodoaldo. Capello ha toccato a Rivera. Clodoaldo. Rivelino. Marco Antonio, che a Città del Messico giocò l'altro terzino, Carlos Alberto. Rivera. Pulici. Ed ecco il lancio di Rivelino nei confronti, sulla rimessa in gioco, Rivelino. Paolo Cesar, Rivelino. Il passaggio arriva, che intanto si spostava verso destra, ha liberato Zé Maria, e Rivelino. Molto bene, il mischia tra due avversari, serve Rivera, ancora Mazzu, ottimo servizio dalla sinistra di Facchetti al 14° minuto del primo tempo. Il punteggio è 0-0. Risponde il Brasile con Piazza, che ha lanciato Rivelino, sul quale interviene Benetti, mette fuori, rimessa in gioco ancora di Rivelino. Tira Rivelino, tiro a sorpresa del... Colpito di testa Luis Pereira, Mazzola ancora sulla destra, Rivera. Scambio Mazzola-Rivera, prontissimo il cross e Rivelino in posizione. Rivera, il cross. Esterna Riva. Con questo gol Riva ha raggiunto Meazza nella classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi, che ha mancato l'occasione clamorosa per il raddoppio. In azione Benetti, Rivera al volo verso Riva per la squadra azzurra. Il punto dei corner è 2 per parte al 21° minuto del primo tempo. Rivera. Clodoaldo ha toccato subito per Edu.
Su Rivelino intervengono Riva per Clodoaldo. Rivelino. E la barriera respinti del mondo. E lungo lancio di Rivelino raso terra, fermato da Capello che ribatte subito su Rivera. Servito Puri, Benetti ha portato fuori la palla e serve Rivera che aggancia con molta eleganza a centrocampo e lancia Riva, fermato con un incerto il tiro sul quale è intervenuto Zoff tranquillamente. Rivelino, Clodoaldo. Bellissima l'intesa. Clodoaldo, Rivelino. Rivera finge il cross, si porta all'ala destra, eccolo il cross, letteralmente il pallone, al momento in cui la nostra ala stava per tirare con buone possibilità di successo. Vince della palla Jair Signo, Capello, Rivelino, fermato da Mazzola che lo mette giù, calcio di punizione in favore dei brasiliani. Vediamo che... Il tiro di Paolo Cesar, poi lo ha controllato Zoff. Rivera. Ostacolato da Zé Maria, perde la palla, la riconquista Rivelino. Il passaggio è piuttosto fermato da Rivera, ma la palla carambola su Edu. Poi su Rivelino, fermato da Pino, era rimasto in possesso del pallone, batte Mazzola a Rivera. Che ha abbandonato la guardia di Edu. Sottolineiamo ancora il felice gioco di Sabadini. Zé Maria arriva in avanti su suggerimento di Rivelino. Rivelino riceve da Zé Maria. Ancora Jair Signo, mentre Facchetti in questa occasione è andato su Zé Maria. Rivelino. Benetti, ancora Benetti. Rivera. Riva. Zé Maria. Rivelino. Paolo Cesar. Zé Maria interviene su Pulici, forse in gioco pericoloso nel contrasto. Fallo di Benetti, ancora Rivelino, servito Marco Antonio. Alle spalle dei due esce Piazza, l'esperto Piazza, lo ricordiamo anche. Fallo di Rivera, punizione già battuta. Rivelino. Va giù Rivelino. Lunghissima la rincorsa di Rivelino, il tiro parato a terra da Zoff. In difficoltà i nostri. Rivera, Pulici in fuorigioco. Il lancio di Rivelino fermato da Riva, rimandato in avanti da Capello, ancora Riva. Benetti però serve Mazzola che era chiuso da Marco Antonio e Rivelino viene in avanti mentre scade il 45esimo minuto. Ed ecco il fischio dell'arbitro francese, il primo tempo si conclude per 1-0 in favore dell'Italia, è intervenuto poi Piazza, Rivelino, Clodoaldo, Rivelino, Clodoaldo e Paolo Cesare ripetono. Poi ha toccato Luis Pereira, Clodoaldo, Rivelino. Rivera lancia Sabadini. Furnic per Capello. Rivera. Benetti. Rivera. Cross di Rivera. Lugi. Non aggancia Rivelino. Torna indietro e fa sua la palla. Sulla destra scatta Zé Maria. 7 minuti del secondo tempo con gli azzurri sempre in vantaggio per 1-0. Il passaggio indietro di Rivera. Marchetti impedisce la fuga di Jair Signo. Ancora Rivera. Il lancio per Pulici.
mette in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina della ripresa per gli azzurri, è il quinto. Rivera, cross di Rivera, lunghissimo per Piazza. Rivelino, in ripresa diretta, il calcio di punizione relativo. Che in maniera incomprensibile batte Rivelino, tentando un passaggio ad effetto. Cross di Mazzola, colpo di testa di Rivera, intendeva servire Mazzola ai danni di Paolo Cesare, il quale batte subito la punizione in favore di Rivelino. Sono trascorsi 11 minuti del secondo tempo, 1-0 per l'Italia. Benetti, Capello, Rivera, Rivelino, Rivelino, ancora Rivelino, si è portato la palla fino sulla sinistra, cross di Clodoaldo, Dario, una rovesciata indietro per Paolo Cesar, Rivelino, tiro di Rivelino, parato da Zoff. Rivera, inviato da Clodoaldo, Marchetti fa giungere la palla ancora a Rivera, Mazzola, colto in... Rivelino, mischia al limite dell'area di rigore, Zorta. Insistono i brasiliani cercando di sfruttare questo momento, Mazzola, Rivera, bel contropiede dei nostri, Mazzola, di Zé Maria. Ecco battuta la punizione per Chinaglia, anticipa Clodoaldo, ancora Rivelino. Ferma Benetti, tocco indietro di Rivera, ancora per Benetti. Rivera, il lancio a Mazzola in lieve ritardo, torna la palla ai brasiliani che sono assai pericolosi in questo momento. Sedicesimo minuto di questa fase del secondo tempo, siamo al diciassettesimo minuto. Rivelino non riesce a tirare, mette fuori aria Bellugi prima di Dario, Rivera, Schireira, Clodoaldo, Rivelino, Marco Antonio, Rivelino, Paolo Cesar, ancora Marco Antonio, Rivelino, Clodoaldo, Rivelino, Luis Pereira ha saltato, ha recuperato un bel pallone Pulici. La palla rimbalza dove c'è Marco Antonio, Rivelino, Marco Antonio, suggerimento di Rivelino per Luis Pereira, scatta, gli toglie la palla Rivera, Rivelino, Rivelino, che scivola e consente il rinvio di Burnic. Batteranno la punizione. Rivelino. Rivera. Pulici, il quale è intervenuto Marchetti, gli ha impedito il tiro spostandolo lateralmente in area di rigore. Sempre in possesso della palla i brasiliani. Sola. Tutti in barriera, mentre ecco la rincorsa di Rivelino, tiro e Zoff di piede, in qualche modo riesce a alzare. Lancio per Chinaglia da parte di Rivera. Chinaglia sulla destra. Rivelino. Ha respinto Piazza su Chinaglia. Clodoaldo. Allontana Marchetti. Rivera raccoglie poco fuori area, lancio per Chinaglia, Chinaglia è partito oltre la metà campo, Chinaglia, tiro alto sulla traversa, nettamente prima della metà campo, cioè nella metà campo italiana, buoni 3 metri prima della linea, galoppata di Chinaglia e tiro, ferma Rivera in piena area, apre su Mazzola, volontario, punizione in favore del Brasile. Mancano 5 minuti alla fine. Mazzola in posizione difensiva. Rivelino lancia dalla parte opposta.
Rivera, ancora Chinaglia, Sabatini, Rivera, Chinaglia, Rivera, il calcio di punizione in favore dei brasiliani. Rivelino, lancio per Edu, è ripreso adesso, speriamo che questi minuti finiscano regolarmente. Mazzola perde la palla ad opera di Rivelino, minuto, con un po' di elettricità in campo. Rivelino, bello lo stacco di Luis Pereira su questo colpo di tacco. Rivera, Benetti, ed è finita la partita. La partita si conclude con il 2-0 in favore della squadra italiana. Non è stata una vittoria squillante.